Giuseppe di Reggiolo, di Reggio Emilia, mi aveva mandato due apparati, due Alan 48, però sono irreparabili. Quindi mi ha incaricato di acquistare due 48 di questi nuovi, di ultima generazione, e fare l'espansione, aumentare la potenza e poi mettere Eco e Roger Bip. Quindi adesso li tolgo dalla scatola e incomincio con il primo a fare qualcosa. E prima di andare avanti lo proviamo, perché voglio assicurarmi se funziona prima che tolgo i sigilli. Perché con la fortuna che mi ritrovo le cose vanno sempre storte. Quindi lo proviamo prima e poi rompiamo i sigilli. Perché se non funziona, c'è la garanzia. Allora, questa è la portante. Hola! Hola! Quella è la modulazione. Qua siamo al massimo col MFN. Quindi adesso lo apro e comincio a fare qualcosa. Sul primo qualcosa l'ho fatto, quindi vado a elencare ciò che è stato fatto. Allora, ho aumentato la potenza tagliando il filo, poi ho aumentato la modulazione non solo tagliando il filo, ma usando anche un altro sistema. Ho tagliato i ponticelli per l'espansione dei canali, adesso ho 120 canali. Poi ho messo la scheda eco qua. Giuseppe, lo dico anche a te, se eventualmente non ti piace la timbrica attuale, puoi cambiarla. Allora, questi sono i due trimmer entrata e uscita della bassa frequenza. Sarebbe il segnale che arriva dal microfono. Lo so, sono ripetitivo perché anche su altri apparati ho detto la stessa cosa, però ogni proprietario magari vuole vedere il proprio apparato, le spiegazioni sul proprio apparato, quindi lo ripeto, non do fastidio a nessuno, lo ripeto all'infinito. Da qui si regolano le ripetizioni dell'eco. Questa è la simmetria, non si tocca, che l'ho regolato io. Da qui si regola la velocità dell'eco. Se non ti piace così, la puoi accelerare o diminuire. Per quanto riguarda il Roger Bip, c'è sempre la solita vite qua, si svita la vite, si gira così la schedina, si fa la regolazione, questa è la durata del Roger Bip, del tono, questo è il tono stesso, più acuto o più grave. Quindi, detto questo, volevo aggiungere un'altra cosa. Io l'ho provato qui e sul bancone mio non c'è innesco per quanto riguarda il preascolto. Eventualmente dovesse esserci innesco, qui c'è una resistenza da 47 ohm. Io te ne metto una in una bustina da 68 e un'altra da 82. Eventualmente c'è innesco lì nella tua stazione oppure in macchina, gliela cambi. Qua c'è la guaina termorestringente, non la stringo, la lascio così. Quindi lo chiudo e lo proviamo. Allora, così si esclude eco e preascolto, così si inserisce l'eco. Ho notato che quando l'eco è escluso, cioè è inserito, e il potenziometro qui del mic gain è ruotato tutto in senso antiorario, in sottofondo si sente poco poco l'eco, perché probabilmente non chiude bene il potenziometro. Però Giuseppe lo può escludere da qui. Allora, così è escluso eco e preascolto. Adesso proviamo la potenza. Vi faccio vedere una cosa. Allora, questa è la potenza. Ola! 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 Guardiamo pure quello di sopra. Siccome che io ho la voce troppo grossa, evidentemente non sprigiona tutta la potenza in modulazione. Se troviamo una persona, non so tu Giuseppe come ce l'ha, se ce l'ha più acuta o più grossa, se ce l'hai acuta va meglio, perché se io fischio, guardate che succede. Tocca quasi i 30 watt. Quindi
A parlare, è parlato. Hola, hola, 22-24 watt. Detto questo, mettiamo un preascolto ed ecco, ne mettiamo un filo, vediamo che succede. Prova. Ho l'attenzione alla frequenza, passo. Cerco di fare la voce del camionista, ma non ci riesco. È più forte di me. 1, 2, 3, prova. Attenzione, passo. Così metto da parte questo e prendo l'altro. Questo è l'altro, quindi lo proviamo prima di rompere i sigilli, perché se poi non funziona la garanzia decade. Allora, anche qui al massimo sono quasi 5 watt. Hola, hola, e quella è la modulazione. Hola, hola. Adesso lo apro e incomincio pure con questo a fare qualcosa. E anche questo è completato. Quindi diciamo che ogni ulteriore spiegazione è prolissa su questo, visto che è quasi uguale a quello. Non quasi, è uguale a quello lì. Non resta altro da fare che chiuderlo e provarlo. Allora, proviamo prima la potenza. Più o meno come quello. Hola! Hola! 22-24 in modulazione, col fischio. Arriva a 30. Volevo aggiungere che prima di chiuderlo l'ho provato con questo generatore di bassa frequenza, generatore audio, e superavo pure i 30 watt. Quindi, se capita che Giuseppe o l'amico hanno la voce con i toni più acuti, rende di più. Però, con 22-24 watt di modulazione, non è da trascurare. Quindi, mettiamo l'eco. Prova. Ho l'attenzione alla frequenza passo. Prova. Facciamo un po'. Prova. E questo è tutto anche per queste due radio. Vi auguro anche oggi una buona giornata. Grazie per aver visto anche questo video. Saluti.